domani qui a Chiesa della Maddalena, debutterà a 0 centimetri. Cosa vedranno gli spettatori? Vedranno un lavoro abbastanza intimo ed emotivo sicuramente, un lavoro giocato proprio sulla distanza minima che riguarda appunto lo studio della prossemica, la distanza minima tra gli esseri umani, quindi la distanza intima, quella consentita alle madri, ai padri, ai fratelli, ai mariti, ai compagni. The Kitchen Theory è nato come produzione qualche anno fa, credo un paio d'anni fa, e credo perché ogni produzione si mescola alla successiva, come se avessero quasi una progressione naturale, liquida, e quindi vanno rotolando una nell'altra. In effetti mi sembra quasi appunto di rimettere in scena due produzioni che si inseguono. E Kitchen è proprio la cucina. Ho voluto utilizzare questo termine, questa stanza, perché è legata al senso proprio della memoria giornaliera e quotidiana. Kitchen è la prima stanza che approcciamo la mattina, l'ultima che approcciamo la sera prima di andare a dormire, è quella dove da piccolo abbiamo parlato del liceo che non volevamo fare, del corso di sci che volevamo fare, che non si poteva fare, delle litigate tra i genitori, delle riappacificazioni, delle grandi cene o dei grandi pranzi con la famiglia. È un posto molto intimo, molto potente, dove nascono le parole, proprio la stanza delle parole e del cibo. Devo essere sincera, tutti quanti questi termini, che sono anche molto lussuosi, elaborati, sono semplicemente degli orpelli, perché mi piacerebbe pensare, così come dice qualcuno ben più famoso di me, Ohad Naharin, il grande coreografo della Batsheva Dance Company, che colui che pensa che la danza è fatta di stile è realmente uno sciocco, e per di più io lo considero proprio obsoleto, quindi per me la danza è un linguaggio unico. Ovviamente gli uomini e le donne di questo periodo approcciano una danza più urbana, più ruvida, perché è il sociale più urbano e più ruvido. Non è che noi si va danzando per le strade come fossero gli anni 80 con la catena al collo e pando. Le situazioni si sono evolute anche da quel periodo, che sembra vicinissimo, ma in realtà non è proprio vicinissimo. Noi chiamiamo danza contemporanea il lavoro della signora Graham, che è nata all'inizio del Novecento, quindi contemporaneo a cosa e a chi? Le arti contemporanee sono suburbane, accadono in questo momento, qui a Pesaro, mentre noi parliamo, probabilmente c'è qualcuno che sta scrivendo una poesia o sta componendo una musica, e lo stesso accade a Sydney o a Dakar o in qualsiasi altro posto del mondo, quindi urbano inteso proprio come arte metropolitana. Gli uomini vivono nelle metropoli, fanno arte nelle metropoli, questo è il contemporaneo. Quindi quello che come coreografa faccio con Ida Crew è una mescolanza di tecniche, non di concetti, quindi utilizzo invece della base tecnica, e quindi un lavoro accademico che per esempio approccia la sbarra o un neoclassico, comunque con base accademica, l'ho rivolto. Utilizzo la tecnica urbana, quella dell'hip hop, la mescolo ad altre situazioni, e quindi quello che esce fuori è una fusione. Ecco perché io tendenzialmente preferisco chiamarlo urban fusion, perché è aperto e non mi dà nessuna camera chiusa, che altrimenti sarebbe veramente non artistico, secondo me. Omid ed io siamo innamorati, perché siamo marito e moglie da 23 anni, quindi c'è una grande intesa di filosofia importante, e gli obiettivi sono i medesimi, ma non ci somigliamo neppure un po', perché io sono di un pianeta e lui è di un altro. Lui è un ipoparo radicale, quindi molto attaccato proprio al gesto più ruvido dell'hip hop, poiché proviene da tutta quella scuola di freestylers e di autodidatti che 30 o 40 anni fa erano sotto i portici a danzare, e io invece appartengo ad un altro filone. Quindi lui si definisce uno step maker, lui è l'inventore di una gestualità decisamente inusuale, e io invece lavoro sui concetti. Quindi questa mescolanza non crea attrito,
va a finire in un'unica dimensione senza cozzare in nessuna cosa, anche da un punto di vista musicale. Oh mio Dio, abbiamo radici molto differenti, però incredibilmente abbiamo la medesima musica nei nostri iPad, quindi se la mattina si sente qualcuno schiaccia un play, lo schiaccia per tutti e due. Tutti quanti i nostri danzatori sono nati praticamente dalla formazione. Noi non abbiamo mai fatto audizioni, devo essere sincera, perché, ma non perché non ami danzatori formati da altri, semplicemente perché credo che sia piuttosto naturale lavorare con una persona che ti estende e che abbia una sua autonomia molto potente, nel senso che educare significa educere, no? Tirare fuori e non ficcare dentro. Quindi avere la possibilità di lavorare con un danzatore che è stato formato da me, ma che nel contempo ha formato la propria autonomia, per me è molto potente a livello artistico, perché mi estende, mi amplifica e ci regaliamo entrambi dimensioni che altrimenti sarebbero irraggiungibili. Quindi è fondamentale la formazione e poi io adoro insegnare, quindi per me è proprio una passione primaria. Allora, io prima di dare un consiglio a loro lo vorrei dare a tutti gli insegnanti del mondo e sarebbe questo, due punti a capo, maiuscolo e grassetto, non ci stanchiamo di amare di insegnare. L'insegnamento è una devozione, ogni cosa deve essere fatta con una tale passione, con una tale intimità, proprio con la pancia bisogna insegnare, non bisogna insegnare né con la voce né con la testa. E l'insegnamento non è i passi, l'insegnamento è riuscire a comunicare quanto sia fondamentale e importante lo studio, studiare quotidianamente, ovunque, uno stage, un corso di formazione, l'insegnante che ti organizza qualcosa nella tua scuola durante l'estate, cioè per me è fondamentale. Io sono una ragazza degli anni 80 e probabilmente ho ricevuto un'educazione che non era sui passi, era un'educazione allo studio. Ancora adesso amo studiare e vado in giro facendo lezioni con chiunque e ovunque, con lo stesso piacere di quando avevo 16 anni. Quindi, rivolgendomi agli allievi, studiate. Grazie, grazie A voi, a te.